Ok, eccoci qui. Buonasera. Eccoci qui. Buonasera. Ci sentiamo bene? Buonasera. Ci sentiamo bene? Sì, che ci sentiamo bene. Sì, mi interrompo. Che cazzo è successo? Quanta roba avete scritto? Ah, che bordello, sera, 4 versi. Sì, oggi Axel è andato un po'. Si è andato. Io pure ogni volta che risponde Axel si fa neanche la manifestazione della Madonna. Comunque, come state, belli? Come state? Oggi un po' prima, cioè, né in orario, né come al solito, un po' nel mezzo, visto che oggi non sono andato al lavoro, sono più nel chill. Ciao Warlock, ciao. Ciao, ciao, ciao. Sappiate che io non ho capito che bordello è successo. Cioè, non... sembrava che non doveva partire la live stasera, io ve lo dico. Tanto fatemi aprire il baionetta. Ah, non ho farmato per i fucili a pompa. Vabbè, farmeremo in game uccidendo angeli. Buonasera. Questi giorni sto cercando di renderli un po' più... Ah! Mannaggia due dell'audio. Sega tua sorella. Ho aperto battle.net per sbaglio. Oh, non metto. Bello come scrive il prof, non mi rispondono. Scrivo uno stronzo dopo 5 minuti e risponde. Bello. Quindi serve, tu gli devi bucare le ruote. Io non ho detto niente. Il mio era un consiglio da fratello di altra madre. Allora, fatemi trovare il gioco. Dove sei, sbaglio? Dovrei crearmi tre cose diverse, ma non c'ho molta voglia. Dovrei essere riuscito a risolverlo. Quel cazzo delle cutscene. Quel cazzo delle cazzi. Però non ne sono abbastanza sicuro, per niente proprio. Ancora questo gioco? Sì, questo il venerdì sera. Questo è chill. Questo è fanservice. Un po' leggera nudità. Robetta sexy. Baionetta che è simpaticissima e fighissima. Botte. Che vuoi di più? Questo è proprio per scaricare la tensione. Che tra l'altro questo migliorerà anche nel 2. È ancora più bello. Ah, è vero, l'ultima volta avevamo picchiato quel gigante. Altro cutscene bellissime. Sarete baionetta, guarda, cioè, vabbè, sei brava te. Adesso vi facciamo vedere anche le mosse che abbiamo sbloccato l'ultima volta. Ma quanti sono gli angeli? Lo sai che non mi ricordo, però dovrebbero essere un bel po'. Fancy bumping into you here. Veramente tanti, ogni volta te li Out to presentano. find some answers about your Quanto past, are figo. In we? realtà sono gli angeli, quelli veri proprio della Bibbia. You've quite the familiar face, and using the same powers, but you'll have to forgive me. Do we know each other? Same powers? Don't make me laugh. Cioè, tra l'altro io posso disattivarla quella cosa facendo così. I've been high and dry for 20 Scusate. years now. Mettiamo. The only rust on me is from the lack of any Il real fatto è che con la challenge. shader, se Perhaps la you're metto, up for the comincia a tremare task. tutto. Perché si sputtanano gli shader. Però aumenta la You've risoluzione. already disappointed me. Questo è quello che c'aveva sul petto, gliel'ha rubato. Inquadrature sempre molto sobrie, ovviamente, perché non vogliamo fare venire il durello alle persone, soprattutto per come sono fatti in Giappone. This is a moment I've long desired. Nonna, la maglietta che sta a But you've cazzo. forgotten your destiny.
Mica stai in prima stava, perché tu hai eliminato assolutamente il fatto che stesse andando sulla moto in orizzontale e sulla, sul muro con la moto in orizzontale. Due guardiani che muoiono. Perché piccola cosa, Baglionetta si è risvegliata dopo 500 anni e non si ricordava un cazzo. Non si è sistemato. Porca dio. The time has come for you to prove your right to fight under the Umbra name. You may select. E perché dormiva? Si scoprirà. L'abbiamo vista molte volte flashata qui che stava tipo rinchiusa. Perché in quanto, a quanto pare è inclusa in qualche roba. Buonasera Vittorio, come stai, bello? Challenging her would be a violation of our tenets of faith. It would not be the first time we faced each other. Come la va? Will you face me in this hallowed arena? È uscito un nuovo Metroid? Non so se lo acquisterò subito, sinceramente. Non, sinceramente, 60 euro da tirare così dietro non ce li ho. Cioè mi attira, ma aspetto un minimo che gli fanno il solito sconto da 10 euro. Sì, Far Cry 6, sì. Quello son curioso di giocarlo, ma secondo me sarà sempre il solito Far Cry. Scusate. La musica mi... Come si giocava? Perché non ci ho giocato, non ho farmato. Oh, oddio, mo cominciano. E l'antagonista che cambia. Sì. Ma infatti i Far Cry non vanno giocati mai per un cazzo per i protagonisti, ma vanno giocati per gli antagonisti che sono bellissimi. Ah, abbiamo sbloccato la breakdance comunque, mentre spara. Ok. Per capire quanto è sobrio. È molto buio qua, dovrei fare tipo... Vabbè, no. E il 3 meritavano. Il 4 che era quello con Pada qualcosa, quello in Tibet, tipo, simil Tibet. Hai detto qualche prima sta roba? Sì, Baionetta, sì, a voglia. Ma t'ho detto, secondo me, se vi piace questo, il 2 è anche meglio. Il 2 è anche meglio. Qua epilezia, portami via. Dovrei disattivare durante ste cazzi in questa... la reshade, però... è bellina. Più che altro poi con la connessione mia. Questo è un piccolo coso di tutorial. Quando c'è la luna piena, le streghe possono tipo arrampicarsi ovunque, diventano dei gatti. Io penso dai Far Cry, quelli miei preferiti c'ho il 5 con il DLC, quello Dawn, qualche cazzo, e il 3. Perché in realtà l'antagonista del 5 in realtà è un protagonista. Cioè è buono, non è cattivo. Però poi dovete giocarvi l'altro gioco. Dawn qualcosa, quello post la nuke. No, ma dico che è buono, ma per... cioè non è buono, però... nella visione dei fatti, sì. Eccolo qua. Avete capito perché vi dico che le cutscene sono stronze? Perché in Baionetta, quando ti attaccano anche durante le cutscene. A dopo, Vittorio. Posso farla su tipo... vabbè. Arco. Come si usava la... ah, così era. Bellissima la foto finale. sì, quella è Madame Butterfly. Io comunque adoro la breakdance. È proprio una delle cose mie preferite. Si è glitchata, ok. Voglio sbloccare i fucili a pompa e le altre armi, però dobbiamo esplorare bene.
ovviamente alle caviglie, ai polsi ci si può mettere anche i fucili a pompa, le motoseghe, i lanciafiamme, i martelli infiniti, tanti cazzi. Ecco, tipo io in questi casi non so se toglierla. Perché voi mi sa che in live vedete... Metà, neanche tanto. Si possono mettere anche tanti cazzi, quello sì. Quello. Com'era? Ah, era con quadrato. Vieni qua, ti prego. Mannaggia. Dai, quando lo sblocco il ghepardo, porca puttana. Tranquillo, Harlock, anche io non scherzo. Questo serve per sbloccare degli oggetti finali incredibili, vabbè. Cioè l'endgame, il postgame di Bayonetta sono infiniti. Com'è? Non mi ricordo le combo. Così? E poi com'era per i calci? Eh no. Sì, lo so. C'era una cosa per fare i calci quelli bellissimi, no? 1, 2, 3, 4. Ah, eccola qua. Ok. Tra l'altro si denuda quando fai le cose. Però, dettagli. Eh sì. No, vabbè, lasciamola così. 1, 2, 3. Mi devo ricordare un po' di combo. Sinceramente. Ok. Allalelale. Scusate. Altro. Vabbè. Non... Ok. Facciamo un po' di cose. Comunque, di qua ci dovrebbero essere dei segreti, ma non me li ricordi. Ma sì, mica ci si lamenta. Vabbè. Belli. Ah, qua ne incontriamo un altro di quelli nuovi. Cioè, guardate proprio la, come viene gestita proprio tutto. Vabbè, scusate. Allora, prima di andare avanti, voglio prendere i segreti. Minchia, la telecamera per fortuna più avanti la... Un figotto paciarotto. Do you believe in fate? Fate brought us here together, and it will never tear us apart. Bellino. Minchia, ragazzi, l'ha migliorata veramente tanto. Cioè, non tanto la regia, perché la regia è incredibile, è rimasta. Però la qualità. La qualità generale l'ha veramente migliorata. Fleur de cire, eau de parfum. Such a wonderful floral bouquet. Ricordiamo che Bayonetta tecnicamente non può essere vista, eh. Subtle hints of rosemary. You know, in the language of flowers, rosemary equates to remembrance. Which doesn't quite equate to you, now does it? Bayonetta. Ah, tra l'altro più tardi vi faccio notare un dettaglio. Questo è uno dei primi dettagli, perché nel... proprio nel mondo del paranormale, gli specchi
riflettono ste cose, no? Tutti quei così mostri, se vai allo specchio, Bloody Mary, Bloody Mary, tutte quelle cose. Per questo lui riesce a vederla attraverso lo specchio. Ma c'è sta anche un'altra cosa che vi faccio vedere più tardi. Perché ovviamente lui pensa di immaginarsela. I'm not your pet. The name is Luca. A name you'd better remember. Shit! Damn it! Wait! You can't just run away from me like that! I know what I saw that day! Quando Bayonetta è tornata dalla... è uscita dalla sua bella bara. Dal suo sepolcro, chiamiamolo così. Mamma mia, che brutta sta scena. My colleagues laugh at me for chasing fairy tales, amongst other things. But I know they're real. I know the truth. Lui questi non li vede, eh. Però madonna che bella che Bayonetta, eh. The same smell that clung to the air the day my father was murdered. Which means I'm right on your doorstep, Bayonetta. I'll let you in on a little secret, Cheshire. The name is Luke. Ah, questo comunque per farvi capire che in realtà non è stata Bayonetta a uccidergli il padre. Cioè lui l'ha vista uscire da là. Poi ha visto giustamente davanti a lei il padre fatto esplodere e ha detto sei stata tu. Però qua ha detto tipo è lo stesso odore che è rimasto nell'aria quel giorno. Perché in realtà lui non ha, cioè lui riesce a distinguerla Bayonetta dagli angeli, perché Bayonetta ha detto sa di rosmarino, c'ha tutto un profumo particolare che se metterà Bayonetta, che cazzo ne so. E poi c'è sta l'odore degli angeli, però lui gli angeli giustamente non li vede. Ma non sei un demone, zio. Bayonetta, mi pipiri. Tra l'altro, se voi li prendete per il culo, i nemici, vanno in rage. E diventano più forti, però danno anche più punti. Arca puttana, che dolore! Non sono più abituato a giocare, eh. Come li prendi per il culo? Così. Gli fai i balletti davanti, gli dici zio, sbrigate. E diventano di questo rossiccio. Bella. Sì, immagino che voi in live comunque devo rivederla, vedrete la morte. Ma in realtà non capisco un cazzo neanche io, sarò onesto. Mi sbaglio con i tasti. Dai, non fare sempre lo stesso, però. Mostriamo anche gli altri attacchi brutti. Ecco, tipo, quando fa così io non capisco un cazzo perché diventa tutto blu strano. Che cazzo fa? Vabbè. Uè. Sì, così ovviamente c'hanno dei punti deboli, mo io... vado molto nel chill. Diciamo che è molto memoria muscolare Bayonetta direttamente. Punisci. Che bello. Bella.
Bentornato, Vittorio. No, non scappare! Cazzo, l'ho fatto scappare, vabbè. Cazzo, quello devo ucciderlo subito, invece per divertirmi l'ho lasciato vivo. Maledite. Diciamo che ci saranno un paio di demoni comunque che di angeli che vi piaceranno, tipo l'angelo del piacere. Fidati. Fidatevi, l'angelo del piacere vi piace. Vi piace come e come se vi piace. E anche come lo puoi uccidere vi piace, perché Bayonetta un po' di sadomaso lo fa, però quello è un altro discorso. Cazzo, sta cosa non si risolve, perché penso sia per la risoluzione. Fatto di merda ho fatto. Volevo un gatto, mi serve. Un gatto. Non è spoiler, è che lo fa fin dall'inizio, Harlock. Basti pensare che lei prende a sculacciate gli angeli, li fa mettere dentro la ghigliottina e poi fa le cose un po' strane. Diciamo che mi serve un gatto, però. Ecco, vedete, i gatti non sono trasparenti. Perché i gatti vedono il paranormale. La cosa dei gatti sono collegati al paranormale, quindi giustamente stanno sullo stesso nostro piano. Però voglio... quanto è luminosa qua la mappa, porca puttana. Ci dovrebbe essere un segreto qui da qualche parte, che prima di andare avanti vorrei prendere. Eccolo qua. Ah, sono i proiettili. Però c'è anche questo. Minchia, non vedo l'ora di sbloccare il ghepardo. Porca puttana, che a camminare veramente neanche i poveracci camminano su Bayonetta. I proiettili, non so se vi ricordate quel minigioco che spari agli angeli prima di iniziare i livelli. Niente, ti dà un proiettile extra da tirare. Non c'era niente qua. Veramente. Non mi ricordavo male. Sì, infatti diciamo che sono il premio quello più inutile che ci sia, personalmente. Mi ricordavo che qua in giro c'erano dei segreti, non so perché. Ci dovrebbero stare anche dei livelli sfida. Ti fa male. Ah, e tra l'altro questo? Bisogna schivarlo. Se no te lo becchi in faccia. Bayonetta è pieno di cutscene che diventano fight immediatamente che ti colpiscono. Questi sono un cancro. Ma questi vabbè. Ah, fanculo. Niente, in generale gli angeli stanno sempre a cercare di uccidere le streghe. Perché sai com'è, le streghe sono coloro che... Allora, nel mondo di Bayonetta ne esistono due. Esistono le streghe e esistono i saggi. Le streghe sono molto più vicine ai demoni, i saggi molto più vicini agli angeli. Quindi... Sì, che li hanno. Ma questi infatti sono le... Diciamo sono le mosche, non sono quelli veri. Non mi ricordo se... Ah sì, ecco, è vero, si è sbloccato adesso qua dietro, mi pare. Credo. Sì. Cioè, il livello segreto. Molto, questo è molto Crash Bandicoottoso. Entriamo ad Alfheim. Entriamo ad Alfheim. Bello questo ne... Vabbè, non spoiler. Questo sarà un tumore, però lo faremo alla fine. Ce ne sta una cosa, mi pare che devi superare o 100 o 1000 piani pieni di nemici. Devi menarli, ma sono improponibili. Calci e pugni illimitati. Dobbiamo ucciderlo entro 7 pugni e 6 calci.
Ho finito i cani. Vabbè, mi sono sbagliato, vaffanculo. No, aspetta, restarta. Non si può. Finisci i calci. Ok. Tutti gli angeli non hanno nulla da fare. Vabbè, quella è pura challenge. Questo era un po' un dito in culo. No, Harlock. Le sfide de Bayonetta 1 sono difficili. Devi uccidere questo coso con 7 pugni e 6 calci. Ah no, è vero. Me lo sono ricordato adesso come si fa. Finì. Me lo sono ricordato come si fa. Perché purtroppo queste non sono challenge falle come vuoi. No, queste sono challenge che devi sapere. Cioè devi sapere il modo in cui farle, perché altrimenti non le fai. Purtroppo. Infatti questa è l'unica pecca, perché sono belline però. Eccolo così. Mi sono fatto colpire come un rincoglionito. Nah. C'è un problema. C'è un problema. Io non avrei mai detto che un robot gigante della schiena è un punto debole. E invece. Ah, vaffanculo, mi faccio colpire perché sono troppo avido. Ma tanto non lo batto comunque. No. No, finito. No, vabbè, non li facciamo perché non mi ricordo come si fa. Dovrei cercare una combo buona, ma non mi ricordo qual è, sinceramente. Ah, ma me l'ha già dato i fucili a pompa. Oh. Non posso. Non posso. È quello il problema. La sfida è uccidilo con i pugni e i cazzotti. Con i pugni e i calci. E usa tutti i calci e pugni previsti e sconfiggi tutti gli agi prima dello scadere del tempo. Vediamo. Ah. No, questa è la cosa che ti batte, vabbè. No, non me lo... Non sono più il baionettista di un tempo. No, lo lasciamo qua. Anche perché mi pare che questo non da... Non dà un disco per le armi, questo mi pare. Tra l'altro è bello, ci abbiamo i fucili a pompa. Però quelli li voglio mettere sui piedi, i fucili a pompa. Tante, Harlock, perché purtroppo è vero. Cioè, ecco qua, ce l'abbiamo sui piedi. Intanto se lo facciamo a breakdance ovviamente cambia, Vabbè. Questa è quella corta, quella? Ok. No. No, mi pare che questo non dà un cuore per aumentare un po' la vita quando ne prendi un tot. Ma sti cazzi, sinceramente. Guarda, finché non sono le armi vere. Madonna, qua come corre storta, però. Vabbè, che c'ha i tacchi. In realtà, se la vedete di lato, corre normale. È da dietro che sembra che corre in un modo stranissimo. Ma per il completismo ci stiamo in altri 20 minuti, Cioè, se vuoi per il completismo la facciamo. Però è lunghetta. For the completism. Perché... Quanti erano? 7...
7 pugni e 6 calci, eh. Allora, innanzitutto togli i fucili a pompa perché ci hanno veramente poco contro sti cosi, no. La live è tua. Giustamente. No, effettivamente il completismo quando si può tocca farlo. Non posso sparare. E là. No, dai, vabbè. Uno, due, tre, quattro. Ah, ok. Ok, forse me lo sono ricordato. Ci dovrebbe essere una combo che ti fa partire i pugni infiniti. C'è una combo che ti fa partire i pugni infiniti. Non mi ricordo qual è. Non mi ricordo qual era. Perché era fare le combo così. Era 1, 2, 3, 4, 5, ok. Potrebbe. No. No, vaffanculo, m'ha preso, maledetto. Perché poi è durissimo. Porca puttana, se è duro. La rarità atomo delle arti Umbra, tecniche speciali. Non era questo. Tecniche, no. Deve sembrare brutto Harlock. Eh sì, è 1-1. È questa. Perché sono 7-6, no? O è il contrario, non me lo ricordo. 1-2. In realtà non è questa, però vabbè. 1, 2. Ma guardalo che figlio di puttana. No, non è questa la strada per andare in paradiso. Allora, a parte questa roba. Tra l'altro l'hanno cambiata. Ma aspetta, ma è... Ma... un po' una buggata. Ci proviamo un'ultima volta e poi ci denuncio, perché non mi ha di passare tutta la live qua, sinceramente. Sì.
Affanculo. Tra fallimento, eh sì. Brutale proprio. No, m'ha preso. Ma quella cosa non la riesco a schignare. Ok. Ok, sì, è così. L'ho trovata finalmente. Ho capito. Va bene. Solo che è al raso di patata proprio. Devi farla proprio pelo, pelo, pelo. Non ti devi far prendere dallo stronzo, perché se ti prende la fine. Ah, come cazzo? Vabbè. Quella! No, m'ha preso! Incazzo. Ho finito, zio. No, più che altro perché mi prende con... non mi ricordo come si chiamano, però le prese quelle lì... C'hanno una hitbox buggatissima che viene prima di quando fa l'attacco, e quindi ti frega malissimo. Bella. Ora, 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 ora. Ok. Dai. No, vaffanculo. Colpisci. Sono morto. No, ok, però c'ero, porca puttana. C'ero, Cristo Dio. Aspetta, qual era? 1, 2, 3. No, era quello. 1, 2, 3. No. 1, 2, 3, 4. E poi era questa. 1, 2, 3. Invece no. 1, 2. E poi questa. Perché ovviamente durante il sabbat, quando fai una schivata perfetta che va a rallenti, gli fai più male. Hey. Fanculo quando mi prendi queste cose. E là. Posso punirlo? No, non me lo fa punire. I danni ci stanno, però faccio troppi errori. Faccio troppi errori perché spreco delle quantità di danno che sono utili. Sempre questa. No, non le posso fare le combo quelle a fine. Devo per forza tirargli quella scarica iniziale. C'avevo un pelo in bocca. Quella scarica iniziale mi fa rimanere con due pugni. Quindi poi posso fare questa tecnicamente,
e mi rimangono 4 calci. Ma è un po' tirata, però ci proviamo. Bella. Vai. Bravo. Ma dai. Guarda quel pelo di minchia. No, cazzo. No, non ce la fa. Vaffanculo. Vaffanculo. Per un cazzo. No, ormai è sfida per... Ah, aspetta, ma posso andare in... Non quello, Bayonetta. Come si andava in... Non posso ancora andare in Rage. Peccato. Preghietta, lo so. Ora. Ok. Uno. Due. No, ho sbagliato. E che non riesco a far entrare bene i calci. Allora, mi do altri 3 tentativi, poi ci rinuncio. Poi carico la clip su YouTube di quando lo faccio. No, vaffa. Ah! Però vedo che quest'attacco gli fa... Con la musichetta tipo... Papparappa... Papparappa... Però ho visto che c'è un attacco... Tra l'altro stiamo facendo soldi comunque. Ho giusto che non mi viene. Quella di John Cena forse. Ho visto che con un attacco in particolare gli facciamo veramente male. È questo. Ok. Ui! Come Argento? Vaffanculo, che era sui danni, mi ha dato platino. Dammi l'oggetto. O me l'ha dato? Ah, eccolo. Se. Perché mi dimentico che gli attacchi di Bayonetta, quelli dei piedi, fanno malissimo. Perché sono lenti, sono tipo dei pesanti. La mia anima. Dove? No, non di qua. Dai, vai, vai, vai che siamo rimasti... Dobbiamo recuperare quella tabella di marcia, dobbiamo recuperare.
Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Buonanotte, Harlock. Dormi bene, bello. E buona sopravvivenza per domani. Tra l'altro qui c'è un piccolo segreto che uno fa. Ui! E c'è un'altra sfida. Non... Però questa dovrebbe essere... ho scoperto tutti gli angeli prima dello scadere del tempo. Questa è easy. Questa è proprio challenge. Ehi! Buona fortuna, grazie Harlock, buonanotte, bello. Dio, la cuccia. Ah, fanculo, non l'avevo visto. Ora, 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 ora. Con quale posa molto leggiadra, tra l'altro. Cuccia. Ah, per fare la... per punirlo mi sono fatto fregare. Stavo con quell'ultima cura, di quell'ultimo coso. Vabbè, dai, questa la facciamo no hit. Tra l'altro in alto a destra, per chi non ci ha fatto caso, c'è la cosa delle combo in stile Devil May Cry, eh. Qua non si molla un cazzo. Ah, chi cazzo mi ha colpito? Vaffanculo. Impicchiamolo. Oggi è challenge, ragazzi. Oggi è challenge. Immagino la gente che guarda da casa. Vabbè, oggi facciamo l'una, vai. Vai, vai. No, forse no, però vediamo. Chi cazzo mi ha... Ah, ma eri tu perché non eri morto prima. Colpitemi però, perché voglio farla... voglio farla perfect. Hanno fatto. Quando vuoi farti colpire non ti colpiscono. Va bene. Ma io perché ogni tanto entro in questa combo. Yeah.
1, 2, 3. Forse è questa. No. 1, 2. È questa. Ah, è questa. È questa quasi. Mi sbaglio ancora con le combo. Belle le armi angeliche. Non posso. Ah, per forza col torturante. Quando stavano con le stelline mi ricordavo che gli potevi potevi un po' giocarci. Accuccia. Ah, cazzo, mi sono fatto colpire perché ancora non ho il pipistrello, peccato. Vuoi fare qualcosa? No? Vabbè. No, m'ha preso! No, dai! Pensavo che là sopra non ci arrivava la presa. Ma che cazzo vuol dire? Ma mi sa che c'ha l'hit... Non me lo ricordavo. Non c'ha l'hitbox che gli prende tutta la schiena, mi sa, invece. No, non volevo lui, però. Mi hai preso. Bravo, zio. Ma fregato. Vabbè. Per fare lo sborone mi distraggo perché voglio i punti. Non voglio finire la combo. Tanto fammi vedere questa minchia off. Mamma mia, colorazione.
Ho finito la combo. Scusate il silenzio, ero in piena concentrazione perché l'avevamo fatta bene, anche se penso non abbiamo fatto il paladino puro. Potevamo fare molto molto meglio. Infatti abbiamo fatto l'oro perché sta sgommando qualcuno, perché sulle combo potevo fare molto meglio. Purtroppo vedi ancora ancora non riesco a concatenarle per bene, è un po' una merda. Questo è uno di quei giochi che ci devi passare veramente tanto tempo per masterarlo, ma è normale alla fine. Belle ste mosse. Non so cosa hai menato, ma vabbè. Tanto che bello che puoi sollevarli. Certo, crei caos per tutto il mondo, eh. Però, noi non ce ne frega un cazzo, nel senso. Porca puttana. Quanto li odio sti robbi. Io li odio sti cazzo di robbi. Cioè le rode penso siano veramente la cosa che io più odio. Chiama il papà. Papà mi ha fatto male. Come spacca a tutti e due, porco Dio. Cazzo. Dove è la telecamera? No, dai, l'avevo schivato. Vabbè.
L'animazione mi ha fregato purtroppo. Su PC non sono mai riusciti a farli al 100% i quick time event. Non ho mai capito se era... Ma si sente in live sta roba? Ma si sente in live sta roba? Ma si sente in live sta roba? No, ok, non si sente, no, c'è sta un... Vabbè. Un bacetto. Tanti bacetti, tante cose. Mamma mia, bronzo. Che schifo. Vergogna. Vabbè, questa è bellina la katana. Ah, tra l'altro, fammeli prendere i fucili a pompa, dai che... Sì, per carità, non sono... No, sulle mani ci voglio i piedi, in grazia di Dio, cioè, mettiamoli sui... Sulle mani ci voglio i piedi. Sulle mani ci voglio i piedi. Ok. Ma bravo, Lich. C'hai ragione tu. Vabbè, about Umbra Witches... Ombra bitches. Entriamo nelle porte dall'inferno. Anzi, dall'inferno. Come dico in siciliano? Working me to the bone. But no need to pity me. I was bored anyway. Che LP significa se letteralmente disco vinile. Cioè, non vi credete chissà che cazzo vuol dire. Se ve lo state chiedendo, io non so perché mia madre ha preso delle bottiglie a forma di bottiglia del latte, però. Okay. This took a bit of pound into shape, but the workmanship solid. Se cazzo a fogno dall'altra parte. Eccola qua, la shuraba. Questa è un'arma fortissima. Ah, è vero, le rose tonice alternative sono quelle se vuoi averle sia sui mani che sulle mani che sui piedi. Scusate, metapino. No, gli oggetti non credo li comprerò mai. Forse i cuori di strega più avanti, ma non credo. Scivolata tallone, che cazzo era? Premi rapidamente due volte verso un... Ok. Ah, si può dire anche tenerla. Sì, ma infatti, ecco, domanda. Ma non è che... Ma io... Cazzo, ecco perché non li riuscivo a mettere in volo. È vero che devi mirarli. L'ho completamente dimenticato sta cosa. Che con R1 li miri. Che bello che... Pochi ci fanno caso, però lei per marcare, per mettere il lock sui nemici, se state fermi fa... gli dirà. Si vede proprio il bacio che vola verso il nemico. Bellissimo. Non volevo provarla. Back. L'acquistiamo, la schiva da tallone. Ci prendiamo anche lo stiletto, che è bello, stinger di... Tecnicamente qua tu puoi fare tipo... Ella! No, forse no, aspetta. Puoi farli così, puoi farli così per entrare. Vabbè, è morto però. Avete capito, no? E per ora un cazzo perché ho finito ielo. Sculettante come al solito. Diciamo che quella di Bayonetta 1 è... Allora, se devo metterli in ordine di preferenza i costumi, cioè le versioni di Bayonetta, allora over the top proprio c'è Bayonetta 2, perché a me il blu, cioè come proprio in generale vestita con il blu, quei colori là, e i capelli soprattutto, è bellissima. Cioè, capelli corti in quel modo sono incredibili. Seconda c'è questa, terza c'è quella di Bayonetta 3 che hanno fatto vedere. Io spero che ovviamente la migliori, cioè che sia stato soltanto per la cutscene e che magari in game poi mi piace di più. Vabbè, comunque abbiamo la katana che non possiamo usare, perché come si toglieva quel robo con L3? Ok.
La katana bellissima che c'ha la... Questa mossa potete caricarla anche di più, mi pare. No, così solo? Bellina. Bella. Però non mi ricordo le combo, sinceramente. Guarda che bella imposa da... Ah, era così, infatti, tipo... Com'era? Mi ricordo che c'era... Con... Tenendo premuto R1, forse. Esatto. Questa roba che non la userete tipo mai in combattimento, perché per caricarla ci vuole... Ci vuole l'ira di Dio. Non la caricherà... non la caricherete mai, questa roba, in fight. Che è tipo la morte, però... no, Ok. Uno, due, tre, quattro. Posso farlo ancora, la cosa con i piedi. Devo... Comunque, proviamo. Mi ricordo se... Ok, sì. Ma scusa, volevo provare... Fatemi provare la katana. Come si sculacciava? Non mi ricordo. Bellina Bayonetta. Sì, adesso si ricostruisce anche la roba di là. Ok. Platino mi avete dato. Fatto cagare... Fortissimo, mi date il platino, non me lo merito, lo sapete, vero questo? Eccoci qua, una perla di luna che ci dà una barra extra lì. Devi... Ok. Finché mi viene da colpire con il quadrato. Ormai mi sono abituato troppo ad altri giochi. Non c'era un... Ah, infatti, eccolo. Me lo ricordavo, ma non lo vedevo. Possiamo cambiare tra due set. Magari in un caso non, anche per mischiare anche proprio il combattimento. No, mi pare che qua non ci arrivavi, perché la prima volta spawnava la merda, ero io. Ora. Corra. Ok. C'era qualcosa sotto? Non mi pare. O così. Non mi ricordo, sinceramente. Penso che non so quante volte avrò detto non mi ricordo qui in Bayonetta che in altri posti, lo giuro. Tra l'altro sta molto bene anche col personaggio, perché Bayonetta non si ricorda un cazzo. Pochissima vita abbiamo. Oh Cristo Dio, questo no. Who's there? Guardala come corre. È piccolissima. Ma non ti vede, zio. You've played enough hide and seek, my scurrying little friend.
No. Just a child? Ma che cazzo aspetta? Ma io però, tu sei tanto intelligente. Però ogni tanto mi fai ste uscite. È una bambina. Cazzo il cazzo, è alta così. Che ti aspettavi che era? Un colotto. Beh, è una bambina di Vigrid. Palesemente c'ha delle fattezze che penso che abbia, cioè non ve lo devo dire io a chi cazzo somiglia, vero? Credo. In certe cazzine è sistemata quella roba, in altre no. Devo... non capisco. Il lampo giallo di Vigrid, questa... Questa è fratella a me. Ah, vaffanculo, mi sono fatto colpire come un besugo. Preso? No. No, dai. Durante le cazzine, perché... Arca puttana. Hey! Che tra l'altro ho scoperto più tardi solo che le cose sono fatte così per i 60 fps, raga. È come su Resident Evil 5 per chi l'ha giocato. Purtroppo. Ma dai, guarda che ho finito la cosa. Ma vaffanculo il platino, sì, no. Ho finito. Ma porca puttana, ho perso un fight. Vabbè, dai, perché argento? Ho fatto un... vabbè, effettivamente ho fatto un bronzino, eh. Effettivamente ho fatto un bronzino. Ci proviamo col mouse, non so quanto sia... vabbè, ci provo ma qui. Ma sono Taskmaster. Non è padre. No, dammi i soldi piuttosto, guarda. No, sì, piccoli bonus, non... pure le cure. Perché è giusto che le abbiano messe, però non me. Salviamo in grazia di tutto ciò che è santo in questo mondo. C'ha ragione. Paola,
If I was your child, I'd be an awfully ugly witch, wouldn't I? Yours is a face only a mother could love, and one I could never forget. If only I could remember where from. Yes, non si esiste solo su chi esiste, non si esiste casa. No quarrel. You're in no position to decide that. See, my infernal partners love my ability to eliminate your kind. I figure your sacrifice would shut them up for a while. Perché ovviamente loro, cioè i demoni non è che fanno patti a cazzo, li fanno dicendo: uè zia, se mi dai le areole, il sangue degli angeli, forse possiamo parlarne. E niente ragazzuoli, eccoci qua. Questi non vanno combattuti melee perché vi fanno male, mi pare. Ah. Sì, ok, ricordavo bene. Ma io sono un coglione. Bisogna fare il sabbat perché gli ferma il fuoco, fermando il tempo. Ah, dai. Oh, non li vedo, ma che cazzo c'ho? Non li vedo. Porca puttana, ma sono diventato cieco. Ma che cazzo. Sì, me lo merito. Ma guarda quanti danni. Mi sono preso 13 colpi. Ma sono un besughino. No, molla un attimo. Sempre sto proiettile del cazzo, inutile. Un po' di esplorazione che male non fa. E in un attimo Vigrid è diventata Seconda Guerra Mondiale. Bello però, fammi vedere senza senza lo shader, vedi, perde tantissimo. Mentre lo shader dà profondità ai colori, aggiunge anche l'occlusione ambientale. Ah, vaffanculo, ho saltato per fare la scenetta. Nemico, i cagnoloni, bestie di Satana, roba. Fairness. Cucciolo. No, cazzo. Spettacolo.
spacchiamo questo bel musino di merda che ti ritrovi. Che ne dici? Ai, affanculo. Cazzo, l'ho tagliato a metà. Bellissimo. Un LP, però rotto. Ergo, in questo livello ci abbiamo un altro LP da trovare segreto. Platino. Se non avevo fatto. Se non mi ero preso quei danni di merda. Era un. Era un platino puro. Belle le musiche però. Vabbè, ho fatto una combo che non volevo fare, però ok. Perché non me l'ha fatta entrare? Ok, mo sì. Valla a capire perché. Qua c'era una challenge più avanti, sì. Ah, vediamo. Questa non me la ricordo. Cioè, in realtà non me ne ricordo quasi nessuna di challenge perché sono un po' tutte simili. Sconfiggi gli angeli prima dello scadere del tempo usando solo le braccia angeliche. Ok. Toglietevi dal cazzo. C'è un problema con quest'arma, ma che è? Perché la droppa, cazzo? Fagna! Ok, fatto... Qua mi sa che le combo... Che le combo mi avranno dato veramente poco, perché non sono riuscito a mantenerla mai. Infatti oro. Però abbiamo fatto il platino, dai, dai, dai. Un altro cuore. Mi sembra che siamo in paradiso. Cioè, vedete, perché è proprio... Cioè, io ho capito che dici angelico, però vedi, è proprio senza... Come dire, non c'ha corpo. Mentre così, ok, dici, ah, cazzo, sì, siamo in un posto angelico. Ma mentre così è proprio... Boh. Tanto questi sono i colori molto più simili a quelli di Bayonetta 2. Che sono molto più saturi. Hanno capito che sì, c'è sta questo, tutta sta roba è fatta per dare tipo la cosa dell'angelico, no? Il molto pallido per quel motivo. Però... Oddio, stavo per cadere di sotto come una ciammaruga. Che è? Cos'era?
La frana fa... Sì, un altro muro di fiamme ci deve essere un altro... Sì, beh, lo so, Bayonetta, non... Cioè, sono cretino, ok, ma non... Non così tanto. Sono scemo. Ecco altra lava. Eccoci qua. Adesso tutto al contrario, madonna. No, questo è perché sono abituato ad avere il cosiddetto pipistrello, che è una tecnica che sbloccheremo più avanti, che ci fa fare il la schivata ancora più tardi. Ci dà una finestra un po' più aperta, più che altro non che... È come se anche se vi colpiscono, se voi c'avete il giusto tempismo, non ve lo prendete. Diciamo più così. Corri, Baio! Ce l'abbiamo fatta? Ok, oggi non siamo morti come dei cretini. Meno male. Cazzo, m'ha preso. Vaffanculo. Mi sa invece no. Uè. Sto con un pedo di vita. Vabbè, qua ho fatto bronzo. Ah, oro. Mi sono salvato solo per il platino sulla combo. Veramente, veramente troppe pizze mi prendo. E ora come piotta. Va bene. Mi sa che c'era un quick time event qua. Madonna che belle ste cazzin però. Proprio, proprio belle.
Eccoci qua. Con 0 HP, ma questo è un altro discorso. Non credo che userò le cure. Non vanno contro la mia morale di questo gioco. Adesso siamo passati da una bellissima città incantevole a Satana. Zio, se non vieni qua. Hi, him for the news. Buonasera, Fatal. Come stai, bello? Benvenuto in live. Benvenuto in live. Telecamera, per favore, dammi una mano. Anche perché ho un peto di vita. Qualsiasi cosa mi tocca mi sciotta. Quindi, hey. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo di no. La telecamera, però. Posto sono uscito, fanno meno. Sì, sta cominciando a fare veramente freddo. Infatti, st'inverno, secondo me, come al solito, peggio dell'anno scorso. Oh, zonnai. Voglio la neve. Il fatto che da noi fa freddo di cioè, non quel freddo da neve, purtroppo. Non insistere, non ti metterò una motosega sul braccio. Cosa desideri? Tanto preoccupa che in futuro lo farai, zio. In futuro avrò motoseghe sia sulle gambe che sulle braccia. Esatto. Ecco che purtroppo siamo un po' malediti noi. Tecniche. Calcio turbo. Il portale ombra che cos'era? Quello che ti. Esatto. Premi, mentre tieni premuto. Ah sì, è quello sempre foto, è tipo così, no? Ah no, è vero che è tipo... Vabbè, è una variante della breakdance. Ogni volta che farò questa cosa farò così. infatti penso che in realtà basta che vai un po' al nord, tipo zona Milano, insomma quella parte lì, e già comincia a nevicare tantissimo. Acquista. Prendiamo anche schiacciata di tacco? Non mi ricordo. Boom! Poi era così. Okay. Scusa, stavo vedendo le combo nel mentre. Tesori di Rodin, cioè, mi dai già i costumi quelli zozzi? No, ok, peccato. Nice, sì. Sempre sculettante, ovviamente. Tanto che sto con poca vita, però non la userò. Tanto ci abbiamo anche la katana in realtà, che è tipo... Oppure fa cose strane, ma è difficile da usare. Comunque, andiamo un po' di katana. Sarebbe bello katana con i fucili a pompa sulle gambe. Forse però troppo veloce con troppo lento. Easy. Cure is
Ecco, beh, grazie Gioco che ci ha censurato quello che stava dicendo Bayonetta, che dice cose un po' strane quando fai le... Esatto, quando fa, quando taunt, perché puoi tauntare i nemici. Ok. E la Madonna, ma Bayonetta è Bayonetta, eh. E il 2 sarà ancora più divertente. E voi, sono curioso del 3. Il 3 proprio mi... Però mi pare che qua non si moriva se cadevi, vero? E infatti... Ecco l'altra arma! L'altro pezzo di arma mio! Mio! Sì, però questa roba, madonna mia... Curatemi, non mi ricordo... Ah, questa era la frusta, mi sa! È la frusta! Vabbè, beh, giustamente, Bayonetta, ultra mega... che non gli dai la frusta? È che non gliela dai? È ovvio che gliela dai. Tra l'altro anche i costumi, ma penso li sbloccheremo più. Ma se sarà uscito bisogna aspettare altri... Io penso l'abbiano annunciato, credo, con quella roba, perché... Cioè, dopo, dopo tre... Non erano tipo sei anni che non si faceva sentire... Datemi delle cure che non voglio far vedere ste mani di demon tutto il tempo. Quella è una challenge. Che cazzo, breakdance? Devi sapere, Fabio, che siamo stati tipo una cosa come 20 minuti a fare la prima challenge, perché era uccidi un colosso enorme con 7 pugni e 6 calci. E non sto scherzando, erano 7 pugni e 6 calci contati. Come tutti gli anni prima dello scadere. Oh, non c'ho il sabbat. Porco. Quella. Vabbè. No. 2022, meno male, dai. Hey, no, devo farlo però sta cosa. Me l'ho dimenticato, quella. No, però voglio farlo perfect. Colpitemi. Perfect. Va fatta perfect questa. Non me ne frega un cazzo. Ma è onore. E io continuo ad attaccare con quadrato. Sono un coglione. Ho appena detto che la volevo far perfect. Vabbè, facciamola quasi perfect. 1, 2, 3. Lo so che è uscito. Quello sinceramente ci vorrei giocare, ma sono tanti soldi. Ah, cazzo, tu no! Alla! Uè! Nah, vaffanculo! Bro, mi sa che sono cazzi tuoi! Alla! Proprio un figlio di puttana. Oh. Un'altra viotta più. Esatto, sì. Ah, non so neanche 60. Ah no, mezza viotta è vero, sono 50. Oddio, pensavo che stessi a di tipo che erano 60 più 10. E tu dici che? Cioè, magari se me lo divido con un amico mio pure, ma. Ammazzatemi, in grazia di Dio, perché guarda. Anzi, no, vabbè, dai. Voglio provare... Aspetta. No, ma è... Menatemi. È main Nintendo. Ma quando si abbassa qua la roba? Minimo scenderà a 50, ma... Prima di un anno o due, no.
Cioè Breath of the Wild ancora, cioè, non lo trovi a non full price. 36, beh, che dire. Ah, fatemi concentrare perché sennò non finiamo più. Vattene a fanculo, doggo dei miei coglioni! Gna! No, non l'ho vista, l'hanno... fanno una remaster? Figata! Oi? 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 Vaffanculo, ma che era quell'attacco così veloce? Non è rimasta di... sì, ma anch'io, ma proprio con le text. Però è Rockstar, eh. È la Rockstar, quindi... peccato, tocca vedere se è una remaster plus o se è semplicemente una remaster inteso ok, upscaliamo le texture. Perché se è una remaster plus inteso come quella di Demon's Souls, io... mamma mia. Quella io intendo per remaster plus. Porco Dio. Avrebbe dovuto dirlo in teoria, eh. Perché se è quella... Madonna. Madonna. Diciamo che anche la Rockstar ha capito come fare i veri soldi. Perché molte compagnie ancora non l'hanno capito. Non hanno capito che se fanno i remake plus dei giochi, come hanno fatto con Demon's Souls, cioè ci fanno una svalangata dei soldi. Tanti soldi ci fanno, ma proprio tanti. Basti pensare, come dico sempre, a un... perché c'è questo posto qua? Basti pensare, come sempre, a quello che dico, tipo a un Metal Gear. Rifai Metal Gear 1, 2 e 3 con la grafica magari di The Phantom Pain. Porco Dio. Se fai la remaster solo... esatto, cioè perché se io mi devo semplicemente avere il gioco così... cioè con le texture upscalate, ma che è identico. Cioè, grazie comunque, perché ovviamente me lo fai andare con una risoluzione maggiore, però... esistono mod. Cioè... poco ci faccio. In che modo molto sobrio... Bayonetta... si attacca alle leve, va. Thank you.
Ah, oddio, mo sono ripetuto mo piazza roba. Forse sta pensando alla. Interessante. Solo voci di corridoio. Ma. Blue point. Se riesce a convincere Konami, perché purtroppo il purtroppo di Konami è che è fatta de goccio. È quello il fatto. Vabbè, sì, sempre in modo molto sobrio usi questa cazzo di leva. Va bene. Bello che va in giro, guardala. Quella che le si tra in mano. Vado, vado. Spacco tutto attorno. Bella. Giustamente non può fare il doppio salto, può fare, può saltare solo così. Facciamo un po' di lap dance. Dai, dai, dai. Dai, cucciolini. No, Platino pure. Vabbè. Questo era uno scontro molto facile. Se non prendevi qua Platino pure. Ah! Magari, però una remaster dei Metal Gear sarebbe molto molto fico. Cori, cori. Ecco, adesso lo vediamo, quello che tanto si stacca. Perché mi pare che tra un po' dovrebbe finire il livello. Ah, non le posso schivare ste robe, vaffanculo. Bella. Molto sobrio, eh. Un pezzo di cuore, dai. Non devo salire qua? Ah no, devo andare di là. Ah, porca puttana. Pezzo di cuore mio. Anzi, del cuore mio. Tutto questo lo stiamo facendo con un peto di vita, comunque, vorrei ricordare. Domanda, c'è qualche scrigno nascosto qua? Non credo. Ok. Ma non è dall'inizio del livello. È quello il fatto. Tra l'altro io continuo a flexare un po' la reshade, che è veramente bellina. Pezzetto di cuore extra. Yes. Sì. Tecnicamente adesso ci sarebbe la boss fight, ma mi pare che è il prossimo capitolo direttamente. Sì. E la città è presa a fuoco, poveri. Poverini. Finiamo sto capitolo.
Por favor. Sì, l'ho capito, è un posto molto bello, molto angelico. Ma è frega un cazzo, figa. Vabbè che potremmo finire la live con il boss, effettivamente. Ah, ho perso un paio di scontri. Hehe, boy. Nessun oggetto usato perché non siamo dei... Si può dire. Che palle sarà. Mystery. Tra l'altro la gente, veramente pochi sanno che questa è una versione modificata di Fly Me to the Moon, fatta però con Bayonetta. Veramente bellina. Questa sì, è una citazione a Space Invaders. Simile. Perché mi pare che adesso ci sia boss, facciamo boss e se finisce live. Perfetto. Fortitude, la virtù cardinale. Però prima andiamo da Satana. LP. Sì, zio, c'ho un altro LP. Bella quel cedra. È una frusta. Tra l'altro più avanti sblocchiamo... Non so se adesso più avanti in realtà... Eccola qua, l'eleganza di Umbra. Però non ho abbastanza soldi. Io adesso, per the sake of live, che cazzo ne so, compra un lecca lecca baionetta curta. Adesso sono questi codici. 3.000, 30.000. Ok, ci abbiamo 30.000. Un po' di cheating per la... For the sake della live. Perché ogni arma... C'ha il proprio abito. C'ha il proprio abito unico. Se tu equipaggi quell'arma e ci puoi mettere... sono letteralmente delle... Era subito il boss? Non ricordavo. Tra l'altro c'ha il lecca lecca. Sembra che gliel'ho comprato io. Però sono cose che modificano Bayonetta. Poi stanno anche proprio i costumi veri e propri. Tra l'altro puoi giocare Bayonetta con quattro personaggi in questo, in quello dopo una sbrega infinita di altri personaggi. Cioè guarda proprio la palette dei colori come cambia. Questo ho capito che è per farlo angelico, però ah, cioè proprio questo è senza vita. Questa è una delle tre cose cardinali. La Fortitude, Dio santo, la... I'm sure you're mia in italiano. More than hospitable to me this time around. Guarda com'è tormentata. I'm sorry. I forgot to mention one of the reasons I hunt your kind. You're much too ugly not to put out of your... Però ma cioè io posso fare un po' il simp. Porco Dio che occhi che ha Bayonetta. Cioè porco Dio, cioè io penso che abbia soltanto gli occhi che hanno modellato, c'hanno 2000 poligoni. Cosa guardi una donna? Il culo? No, gli occhi, questa volta davvero. Marco,
Oh, andiamo in rage, dai, questa è la modalità da battaglia. Libera tutti i capelli. Aspetti, volevo far vedere le cose ai miei persone a casa. Non c'è il profumo. Ah, no, è no, eccolo. Tra l'altro fatto con una mistress, però va bene. Siamo cambiati. Non... Ah! Cazzo, siamo caduti, vaffanculo. A lei! Ah, sì, è vero, solo quando andiamo in... dopo ve lo faccio vedere mai. Quando siamo in modalità rage, facciamo sempre attacchi con le bestie sataniche, costantemente. Ah, vaffanculo, ma hai ripreso un'altra volta! Sto combattendo di merda proprio. È incredibile. No! La prima è dei pulli. Ma vaffanculo! Vieni qua! Pezzo di merda! Mi colpisci, eh? Sì, ma è una strega che ha fatto patti con demoni. Fatal non è umana, per niente, proprio mai. Cioè, sì, è umana, ma poco. Che succede? Oh, Gesù! No! Aspetta, aspetta, aspetta che ci arrivo, eh? Ci arrivo... Madonna, che bella quando fa ste cose. Tra l'altro mi pare che gli puoi staccare una testa facendo così. Ecco, ah. Bravi i demoni che se la mangiano subito. Vai, accucci, vai. Detto fatto, è un attimo. Porco madonna. Ehi, aspetti, fermo. Vani. Ah, gliele puoi rimandare indietro, è vero. No! Sono morto! Sono vivo! Oh oh! Bani! Eppa! Succpula! Via! No! Via! Zio però, vieni! Usando i lecca-lecca. Giustamente. Che sono oggetti consumabili ma ti fanno perdere punti nello stage. Non li userò mai, mi dispiace. Oppure trovando oggetti in giro, ma... No, è molto... è cattivello, Bayonetta. Sono vivo! Mi sa che questa cosa non ti può uccidere. Oh, forse se perdi il quick time event. Dai, un'altra volta no, però. E là.
No, sono morto. Ovviamente anche morire ti dà dei malus alla fine dello stage, eh? Ogni volta che moriamo ci sta un teschio extra e ti dovrebbe dare un po' di... Ti dovrebbe dare un po' di... Hella! Di punti in meno. Ecco di giù! Hella! Aspetti! Dai, affrontiamolo un po' la merda. Sì, sì, però perdi un sacco di... Perdi un sacco di punti se muori. Anche se il primo boss è un po' una merda. Cioè, non, cioè è epico perché vedi lei che fa tutte cose. Guarda, guardala con gli stivali da mistress, la mascherina. In grazia di Dio. No, di qua devo andare su. Yeah. Ovviamente i boss non saranno tutti così, sono molto... Ma in realtà questa pure è combattuta, perché in tutti questi momenti lui può menarmi, può farmi le robe. Cioè, per quanto ci sono questi quick time event, questo sì, magari è il più quick time amato. Però... Quelli dopo saranno... Sei rimasto tu, cucciolone di mamma! Dove vai? Mi sa che qua c'è un quick time event che puoi morire anche qua, proprio morire. Ovviamente ti dà punti in meno. Scusa, non si butta. Ah, è a tempo! Ah, vaffanculo, dovevo schivarlo prima. Tanto gli si sta rompendo la faccia, povera stella. Bella sta cosa che si frantumano, perché in realtà loro te li fanno vedere tutti angelici, no? Però man mano che tu li combatti, loro gli si spezzano tutte le corazze, le cose. Sono fatti tipo di ceramica, le corazze. E ti fanno vedere come sono fatti sotto. In realtà sono fatti tutti di muscoli, sangue. Sono orribili in realtà. No, cazzo, mi sono fatto colpire come un besughino.
apoteosi. E questa è quella più soft. Tra l'altro, le frasi che dicono sono... Le frasi che dice c'hanno... indicano il demone che evocano. Infatti, mentre combatte, è un falco. Sembra un piccione grosso, effettivamente. Infatti, mentre combatte, molte volte evoca... Lady Butterfly, perché la nomina sempre. Non mi aspettavo questa quantità di... di trash alla stazione. You know, you're not nearly so ugly when you're screaming. Vedete come sotto sono fatti tutti di muscoli, robe, stocchi particolari. Explain yourself. Ah, tra l'altro questo è debole, sì, non è, non è uno di quelli forti. Jubileus sarà bellissima da vedere. Jubileus, penso, cioè ci saranno dei bei momenti più avanti che secondo me faranno venire un po' tutti, tutti i maschietti tour, pure le ragazze. Comunque per l'epoca i volti erano veramente divini. Per l'epoca i volti erano veramente belli. Eccolo qua, la morte. Guarda che avevo fatto due platini. Se non ero morto come uno stronzo, porco Dio. Avevo fatto due platini. Ma non me ne frega un cazzo, voglio far vedere il costume quello particolare. No, no. Non lo voglio fare, dammi i soldi piuttosto. Vaffanculo. Sì, sì. Dai che dobbiamo vedere un video e dobbiamo vedere un costume prima di tutto. Sì, sì, la matrioska va indietro. Tra l'altro bellissima sta idea per i livelli. Cioè, veramente incredibile. Posso fare cose? Ok. Come si faceva? Seleziona capitolo. Ok. Vi stavo dicendo prima che pensavo che ci fosse un'arena prima del boss. Quando noi stiamo con la... Aspetta, mettiamo la cosa per farveli vedere meglio, perché mi sa che voi non... Quando siamo con l'arma in questione, gli si mettono costumi in questione, in questo caso bracciali da mistress e stivali da mistress. Non so se pure... Ah, pure la mascherina da... quella molto giapponese da mistress. Tanto la frusta è bellissima, però non è... è molto più bella nel 2. Qua è fatta... è molto semplice. E poi tra l'altro cambiano pure le emote. Questa no. Però quella base cambia in base all'arma che avete. Perché giustamente cambia un po' personalità. Qui è fatta perché se tenete premuto vi porta... è tipo un rampino. Vi porta al nemico, ve lo tira indietro se è più leggero. E i dettagli... No, ma queste son cose bellissime. Però mi ricordo... No, questa non cambia. Peccato. Mi ricordavo cambiasse pure questa. Vabbè. Andiamo in chatting. No, ma comunque ho detto Bayonetta, tanta roba. E il 2 sarà ancora più sopra, Tra l'altro questa è la prima arma sola, Ce ne stanno a voglia ancora. A voglia. Tra l'altro nel 2 ci stanno anche i costumi da tipo Peach, Daisy, perché poi fu salvata da Nintendo Bayonetta, no? Che video avevi mandato, Fatal? Fammi andare adesso. È un Rickroll per caso? No, è un trailer. Aspetta.
metto l'audio magari. Una Vinewood, madonna, mi ricordi. Ma questa Definitive Edition. Questa questa Definitive Edition mi puzza semplicemente le remasteriamo con le texture spammate, allocchiamo, lo settiamo bene per portarlo su PC e lo portiamo là. È un peccato. Poi magari io fanno la remaster plus, se è così tanto de cappella. Non vedo del gameplay, spero. Infatti è se me la metti così The Complete Edition. Non lo so. Per il resto, ragazzuoli, io vi auguro veramente un buon fine settimana. Grazie mille a tutti quanti per la compagnia. Te, Fatal, prima anche Arlo, Axel. Penso sia passato anche ogni tanto Into the Sun. E noi ci vediamo lunedì. Noi ci vediamo con lunedì che continuiamo, cioè facciamo una mini speedrun iniziale del 2.8 di Kingdom Hearts e poi si fanno altre robe. E niente, ricordate sempre, Corgi Gang fa bang bang. Buonanotte a tutti quanti e buon fine settimana. Buonanotte anche a te, Fatal. Ciao a tutti. Ciao ciao. Chef, chef, chef.